Dopo il faccendiere finanziario, il promotore di veline e il politico senza scrupoli, nel nostro martoriato nord-est è comparso un nuovo elemento destabilizzante. È l'uomo che fa le pernacchie. Sprezzante di ogni pericolo e insensibile alle malignità della gente, l'uomo che fa le pernacchie ha un solo obiettivo nella sua esistenza: fare le pernacchie. Ma l'alba di un nuovo giorno è spuntata e anche per l'uomo che fa le pernacchie sono arrivati i tempi delle vacche magre. È giunto in città l'uomo che controlla quelli che fanno le pernacchie. La sua missione è una sola: controllare quelli che fanno le pernacchie. L'uomo che controlla quelli che fanno le pernacchie non dà scampo ai suoi nemici. Ordine, serietà, moralità sono le sue peculiari caratteristiche, che sembrano ritornate in voga come ai vecchi bei tempi. Finché un brutto giorno, mentre svolge in maniera come sempre irreprensibile il suo lavoro, l'uomo che controlla quelli che fanno le pernacchie ha un attimo di disattenzione e... fa la pernacchia. L'uomo che controlla quelli che fanno le pernacchie è costretto a fuggire e a scomparire per sempre dalla città. Un'altra vittoria per l'uomo che fa le pernacchie. Buongiorno, buonasera a tutti. Cominciamo questo nostro incontro pubblico. Non so se vogliamo, chi vuole iniziare? Vogliamo iniziare a parlare anche quello che volete. Allora, ecco qua. Cosa dobbiamo fare oggi? Dobbiamo scrivere che Giovanni ha bisogno di una lettera, che dobbiamo scrivere la lettera. Scrivere la lettera, allora, una come lettera, si fa? Tutti gli associati. Non mi penso mai. Ogni giorno devo cominciare da zero con sto computer. Guarda che una certa età è proprio vero. Si impara e dopo si desfa il giorno dopo. Ecco, allora, sta concentrata e non sta perdendo via con le ciacole. Allora,
Versi il coso, il dove? Word? Programma che per scrivere di videoscrittura. Perché è un casino qua dentro. Word con la V? Che io capivo, ma non lo trovo. No, Word, no con la U, con la V. Word. Questo qua? Eccolo là. Clicco. Brava, clicca. Cliccato. Si apre il documento e qua si scrive, te cade scrivere. Ma noi non mettere un fiamme, non qua, che è tutto un disordine, che mi non arrivo ad andare avanti, sarebbe tutto un casino in questa maniera. Lo facciamo dopo la lettera? No, dopo la lettera, subito. Ah, è per forza che non... Ordinare, ordinare, com'è lo qua? Ordinare scrivania. Riordina. Perché il computer sa tutto. Riordina scrivania. Riordina. Eccolo là. Personalizza, cos'è personalizza? Personalizza, cosa vuol dire? Se vede che non... Personalizzare la scrivania. La scrivania. Cosa vuol dire? Vabbè, non come parlo. Non so cosa che pretende, per insomma, mi pare che siamo messi bene. Mi sembra bene qua. Fa sparire la roba, fa sparirla, farla sparire. Non va via. Niente, bisogna personalizzarla. C'è una roba, metti che è una roba, che lui vede, eh. Lui, c'è una roba, dai. Sti computer, le come avere un can in casa? Sempre che ti domanda roba è sempre... Ecco, forse che piace di più la scrivania vestita così. Ti piace? Ti piace col coso qua? Personalizza ancora. No, che piace. No. Va bene questo? Se risponde una volta, faccio un'altra roba. Dai. Personalizza scrivania, va a capire qua cosa vuol dire. Perché non è facile, eh? No, te lo dico, è come avere un cane. Ecco, lui qua ti chiede. Prova a mettere questi, forse questi che piace. Piri 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 pi. Piace? Piri 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 pi. Metti qua, dai. Le piace? Ti piace? Guarda che si è fatti a mano, questi qua. Personalizza ancora. Personalizza. Faccio, non lo so. Guarda che è una cucitrice, una roba, non lo so. Cucitrice, va bene? Forse con la cucitrice. Fai vedere. Con la cucitrice? Cucitrice, va bene? Mettiamo qua la cucitrice. Ancora, personalizza. Ora se oggi si arriva a lavorare con questo computer. Forse con il calendario. O il calendario? Il calendario? Ma fai vedere ben qua, che non vede lo vede. Allora, calendario. Ma è accesa la webcam? La camera. La campanella. Ti piace la campanella? Però niente, personalizza. Dai, muovete, qua non andiamo più avanti. Cosa vuoi ancora? Personalizza, era qua, che disastro. Ecco qua. Oh, un souvenir. Souvenir. Va bene? Ti piace questo ti qua? Ti piace? Un souvenir, guarda che. Personalizza, niente. Fai vedere qualcosa, dai, muovete. Lo da schiacciare qualcosa qua, non so me. Un quadro. Bravissima. Quadro, mettiamo dietro il quadro. Tien qua il quadro. Personalizza ancora. Signor. Sì, ma non si può lavorare in questa maniera forse, qua. Volo il portacenere? Forse brava. Forse volo il portacenere. Che non saria da fumare dentro gli uffici. Però se il volo. Ecco qua il portacenere. Non lo so, è come che si fa. Signor benedetto, neanche il portacenere. Aspetta, Giovanni. Giovanni! Mi non so cosa che bisogna fare. Giovanni, vieni qua. Salve! Buongiorno! Salve! Topolino? Sì? Ecco. Che miseria! Ma com'è? Topolino! È l'almanacco mensile sto qua, porco! Ha fatto quello che doveva fare, è stato qua, ci ha cistiato un po', però aspetti che chiamo il mio collega che lui è più... Miro! Porco
ecco, ecco, vado a mangiare un panino. No, pane al formaggio, ecco dove eri, eh. Guarda che lei, no, no. Signore, è un parente lui. È parente del ragazzo. Capisce? Capisce che incontriamo? Insomma, l'abbiamo provato, però non è facile. Mancava di igiene. Mancava del concetto base di igiene. Stavoliva, era... sì, ormai era... la base, che sì. Non può venire qua e fare i cassi suoi. E dopo, per l'uovo, chiave tutto. Un minimo di... Però allora... Non venire qua e fare... Alla punta, la quello è meno, quello è meno. Quando ti chiedevo la bieta, no, perché ce la metto nel piatto con la figura bieta. Ma la bieta. Mi domandavano di mi allunghi un po' il brodo. No, perché qua dobbiamo chiudere. Rispondiamo, sì. Ma i gamberi no, perché restano sempre indietro con la cottura. Ma cosa sono gamberi? La maniera di rispondere. Dai. La lingua no, continuo a ripetere. La lingua no, e comunque lei sta parlando troppo. Porca miseria. Rispondiamo, sì. Ah, dai, su. E il passato no? Ormai. Passato no? Ormai. La fregata non gliela faccio perché ormai è fatta. Dai, insomma. Ma so, la settimana enigmistica? Insomma, a noi dopo un po'. Dopo un po'. Che abbiamo detto? Abbiamo detto. Poco. Se proprio devi. Stai a casa! E lui è rimasto a casa a pedalare via. Ecco.